Hai una shimas, benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanaki, ragazzi, ben ritornati. Sì, ho i capelli corti perché col caldo preferisco avere questo e poi mi dà più concentrazione. Effettivamente col caldo è difficile per praticare, allenarsi, fare functional, fare tante cose. E io voglio comunque sia rimanere in forma, essere pronto a tutto, pronto agli eventi che verranno da settembre in poi. La mia speranza è che la quarantena finisca dopo la data prestabilita, che sarebbe 8 novembre, poi posso cominciare finalmente a viaggiare, perché vi sono molte persone che mi chiedono di fare seminari un po' in giro per l'Italia, anche per solo per berci un caffè assieme. Questa è l'idea di fondo. Ho fatto tante promesse di bere un caffè assieme e questo sicuramente verrà mantenuto. Detto questo, ragazzi, che dire? Iscrivetevi al canale, aiutateci a crescere. Stiamo crescendo, stiamo crescendo e stiamo cercando di ravvivare ulteriormente l'ambiente delle arti marziali in un modo o nell'altro. E tutto anche questo merito vostro perché mi state dando un grande manforte attraverso il feedback che mi date costantemente. Quindi vi ringrazio di cuore. E vi chiedo la cortesia di iscrivervi anche al canale di Susi Sensei. Abbiamo cominciato a mettere già il secondo video, l'abbiamo già messo il secondo video. E ovviamente anche Susi Sensei è una persona che ama molto l'EDC, ossia Everyday Carry, quello che una persona si porta appresso durante la giornata, che secondo me è la parte fondamentale dello spirito con cui il Kanko Kanaki poi nasce. Noi ci prepariamo a un qualcosa, non è che io mi alleno per picchiare la gente, io mi preparo nell'eventualità che possa accadere qualcosa e mi alleno per quell'eventualità, ok? Che poi può capitare, speranzosamente, può non mai capitare. Quindi, speranzosamente, ma, scusatemi il gioco di parole, speranzosamente può non mai capitare, lo spero per tutti quanti noi, tutti quanti voi, oppure se capita dobbiamo sapremo come muoverci. Questo è fondamentalmente lo spirito del prepper che permea totalmente la mia visuale delle cose e ho avuto la fortuna di conoscere una persona come Su Sensei che la vede nella stessa maniera. La sua borsa, vedrete che anche se sono borse, in questo caso abbiamo fatto due video riguardanti le borse che lei si porta in giro, però vedrete questo spirito che traspare dal video stesso. Quindi vi chiedo di iscrivervi al canale suo che è la miscela di Savitri. E sicuramente non avrete di cui pentirvi. Detto questo, ragazzi, ultima nota prima di iniziare. Vedete questa? Ok, per chi non avesse visto le foto su Instagram, vi consiglio anche di iscrivervi al nostro canale di Instagram. Scusate, ora. Ok, la Lumix è riuscita a prendermi di nuovo. E la nostra divisa. E la nostra divisa è una divisa che ho concepito per il Kanko Kanaiki. Infatti le scritte sono Kanko Kanaiki e dietro la schiena c'è scritto in grande Kanko Kanaiki che è il nostro spirito. Perché Kanko Kanaiki non è soltanto un nome di un'associazione o di una scuola, è il nostro modo di vedere le cose, ok? Noi vediamo il vuoto per colmarlo di idee, ok? Ovviamente il simbolo del Daito è perché ovviamente essendo un Mekyokuden di Daito era giusto che i miei allievi potessero portare il simbolo da cui noi tutti nasciamo, che è quello del Monde Itakeda, anche se questo è modificato, essendo in rosso, comunque sia, siamo legati a loro. Quindi questo è quanto. Ovviamente alcune persone mi hanno chiesto formalmente se è possibile ottenere queste divise perché gli piace, sono persone che seguono il canale. Io la mia risposta è sicuramente sì. Tra un po' avrete l'occasione di prenderle direttamente online. Ora vediamo se farlo su Teespring o su altre strutture. Lo trovate solo online e troverete anche il link e vi passerò il link a voi direttamente, così che se siete interessati a avere le nostre divise, che comunque sono molto carine, molto eleganti, e almeno così mi avete detto, alcuni di voi mi avete detto, potete averlo serenamente perché non è una esclusiva nostra. Qualcuno è interessato può averlo e magari pensando a noi ci fa anche un po' di pubblicità, ok? Quindi andiamo oggi, parliamo di stratagemmi, siamo già al 32esimo, 32 settimane assieme, lo dico sempre, ogni giorno dico, ogni volta che vedete lo stratagemma verso la fine, dico le settimane, però effettivamente 32 sono tante, quindi sono molto molto contento, vi ringrazio di cuore che siete stati con noi, stati con me fino a questo momento e spero che starete ulteriormente con me, mancano ormai 4, insieme a questo sono 5, comunque sia 4 altri stratagemmi e poi cominceremo a parlare di altro durante il mercoledì che è dedicato alla cultura. Quindi ci vediamo tra qualche secondo.
Benvenuti di nuovo al canale Kanku Kanaiki, amici miei. Sono Songyun De Vichou, il vostro amico, maestro del Kanku Kanaiki, sesto dan di Aikido, Menkyoku den di Daito Ryu. Ho qualche grado sopra la cintura di judo e ho fatto dal 2014 un pochino di box. Detto questo, sono uno storico, un prepper, un amante degli animali e sono una persona tra le tante altre che cerca di esporre la propria passione attraverso YouTube, ok? Sono YouTuber, sono orgoglioso di esserlo. Oggi parliamo del 32esimo stratagemma, quindi 32 settimane assieme, ragazzi. Sono molto contento di questo perché vuol dire che siamo stati costanti nel tempo e siamo riusciti ad arrivare a 32 su 36, quindi è tanto. 32 settimane sono tante, ragazzi, sono tanti. Quindi sono molto molto contento, orgoglioso e vi ringrazio di nuovo di cuore. Ovviamente utilizzo sempre... ormai ho imparato, i 36 stratagemmi a cura del professor Gianluca Maggi. L'edizione è Edizioni, il punto d'incontro. Trovate il link qui in descrizione, come del resto troverete il link in descrizione di tutte le attrezzature che utilizziamo, perché ovviamente la mia idea non è soltanto quella di aiutare Su-sensei a aprire il canale, lo sapete, la miscela di Savitri, bensì è quella di permettere a tutti quanti voi di aprirvi un canale, perché io ho trovato nel lavorare su YouTube, nel fare video, un modo per esprimermi, un modo per essere vicino a voi e avere sentire voi vicino a me. Quindi questa bella sensazione voglio trasmetterla a tutti quanti affinché anche voi possiate fare la medesima cosa. Quindi sono il primo fautore che voi apriate un canale. Ovviamente se aprite iscrivetevi al canale nostro, ok? Che io mi iscriverò al vostro sicuramente al 100%. Quindi chiunque di voi abbia un canale che è iscritto al nostro, basta me lo dice sotto tra i commenti e mi iscriverò immediatamente. Tempo 2 secondi sono già iscritto, quindi questo è quello che dovete sapere. Detto questo, allora, iniziamo col 32esimo stratagemma, che è un bellissimo stratagemma, e questo qua, stratagemma della città vuota. Rendere vuoto ciò che è vuoto, il dubbio produce altro dubbio. Li Qing, libro dei mutamenti, dice: unione tra il forte e il debole. La sorpresa risponde alla sorpresa. Nel Tao Te Ching, nel 60esimo, 68esimo paragrafo del Tao Te Ching, si dice: il perfetto vincitore dell'avversario non si impegna nella lotta. Allora, prima di tutto noi dobbiamo comprendere che questo è lo stratagemma che è il contrario, l'antagonista dello stratagemma del far spuntare i fiori dall'albero. Ossia, vi ricordate quando abbiamo parlato di quello stratagemma, si identificava che quando noi ci sentiamo deboli, dobbiamo far finta di essere più forti di quello che sembriamo affinché l'altro abbia dei dubbi e si ritiri indietro. Far spuntare i fiori sull'albero l'abbiamo già visto tempo fa quando abbiamo cominciato a parlare della vicenda del Ronin e del Maestro del Tè. Come vi ricordate, per chi non avesse visto il video, e vi consiglio comunque di andarlo a vedere, ragazzi. Un Ronin sfida un maestro del tè, e il maestro del tè, perché ovviamente essendo un Bushi anche lui, deve rispondere per via del suo onore e deve duellare con Ronin. Impaurito dalla situazione, incontra presumibilmente Yagi Munenori, che gli dice, che gli spiega che il combattimento dovrebbe essere eseguito in una certa determinata maniera, ossia concentrarsi sulla cerimonia del tè, come se facesse la cerimonia del tè, entrare in Mushin, cioè non mente, mettersi in Jodan no Kamae, e nell'attimo in cui il Ronin lo colpisce, colpirlo e uccidere e morire insieme, una morte degna, ma una grande morte, cioè una morte sicura perché è un Aiuchi, però è una grande morte. Questo era l'insegnamento. Lì effettivamente si vede che il maestro del tè comunque lo esegue e il Ronin ha paura e se ne va via. Quindi la morale che cos'è? Che lui mostra di essere più forte di quello che era veramente. E questo lo porta Ronin a ragionare che ho paura, mi sembra troppo forte, morirò invano, me ne vado via, ok? E mostrare con un inganno
che si è più bravi di quello che si è normalmente. Ovviamente il pericolo di questo tipo di inganno è che facciamo conto nel mondo lavorativo. Se noi diciamo conosco il C++, conosco l'HTML, conosco varie cose, in quel preciso istante, nell'attimo in cui definisco che conosco varie cose, rischio, nell'attimo in cui mi dicono fammi vedere le tue conoscenze, che non riesco a farlo. Quindi ricordatevi bene che questo stratagemma funziona, ma ci sono i suoi rischi. Lo stratagemma della città vuota, invece, è una stratagemma differente. Ossia, nell'attimo in cui l'avversario è sicuro, è sicuramente più forte di me, e io non ce la faccio, non è che mi mostro più forte di lui, bensì, al contrario, mi mostro ancora più debole di quanto sono debole. Così che instillo il dubbio che l'altro mi dica: questo mi sta inducendo ad attaccarlo. Ossia, mi spiego. In un combattimento può capitare che se spesso e volentieri noi abbassiamo un certo modo o facciamo un certo tipo di errore per fare in modo di chiamare l'avversario su di noi, perché l'unico momento in cui sappiamo io e l'avversario dove è l'avversario stesso, dove mi colpirà, è il momento in cui gli dico dove mi colpirmi. Perciò nell'attimo in cui arriva qua, da lì posso creare un qualcosa, ok? Perché so in quell'istante, fin tanto che siamo distanti e cominciamo a muoverci, nell'attimo in cui ci stiamo muovendo, ovviamente la distanza io ho il dubbio dove sia lui non sa dove sono io. Ma nell'attimo in cui mi fermo e continuo a mostrargli questo errore di aprire la guancia, quando mi colpirà so dove sta. E per il principio aiuci, nell'attimo in cui mi colpisce io lo posso colpire, ok? Ovviamente bisogna resistere al colpo, bisogna avere lo spirito giusto, bisogna fare in modo che il colpo venga comunque sia leggermente privato della sua potenza, eccetera, eccetera. Ci sono discorsi tecnici lunghissimi che non sto qui a soffermarmi, ok? Allora, questo metodo di mostrarsi che stai facendo continuamente lo stesso errore, questo metodo di mostrarti che siete più deboli, mettendo le mani avanti nella difesa personale, no, no, ti prego, non voglio avere nulla a che vedere, ok? E nel contempo con l'occhio guardi il punto, mentre invece mostri che il viso sta andando dall'altro. Ci sono tante metodiche. In un avversario molto avvezzo a combattere, gli mette lo stesso dubbio che al contrario metterebbe se un avversario debole io mi mostro più forte di quello che sono. L'avversario debole, quando mi mostro più forte, viene scacciato dal mio essere, dal mio pormi più forte in confronto a lui. E quindi, non sapendo che magari sono più debole di lui, se ne va via. E per debole intendo non l'esperienza combattiva, bensì debole di mente, ok? Al contrario, una persona con una grande forza mentale, una grande capacità di combattimento, nell'attimo in cui vede che, per sua esperienza, vede che io sto facendo un qualcosa troppo palesemente, paleso troppo la mia debolezza, oh, ti prego, non lo fare, non lo fare, non lo fare, non lo fare. In quel preciso istante può essere in dubbio che io magari so fare qualcosa e quindi desiste, ok? Questo stratagemma è effettivamente molto molto interessante da questo punto di vista, perché va a lavorare effettivamente su due, cioè se il primo stratagemma, quello dell'albero in fiore, mostra un modo di porsi contro una mente debole che magari sa combattere ed è giovane, più forte di me, ha combattuto varie volte, eccetera, eccetera, ma nell'attimo in cui mi presento e io mostro, sembro più grande di quello che posso essere, sembro più forte di quello che posso essere, vado a giocare sulla poca esperienza che ha nella vita. Al contrario, una persona che ha troppa esperienza può subire questo tipo di danno, che sarebbe quello che se io mostro di essere debole, 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 ma poi alla fine nascondo le mie vere capacità, il discorso dei Grey Man, in quell'istante chi ha esperienza desiste, evita. Oppure chi ha esperienza, invece di fare il rush, ossia caricarmi addosso a piena potenza, a scaricare i pugni come un matto, ci pensa 2 volte e questa sua esitazione mi permette a me di colpirlo, ok? E quindi lo stratagemma è fantastico. Infatti, quando il Tao Te Ching dice il perfetto vincitore dell'avversario non si impegna nella lotta, vuol dire che il fatto stesso che io sto dicendo no, non mi combatte perché sono troppo debole, dai, lascia perdere, non, perché a me è capitato nella mia vita che ci fossero dei bulletti o delle persone molto aggressive anche per strada che cercassero il litigio per forza di cose, pur sapendo che
effettivamente avrei potuto picchiarli serenamente, il mio ragionamento fu semplicissimo. Perché farlo? Per un motivo di orgoglio sul momento? Perché volevo mostrare quanto sono bello e forte davanti ai miei amici o davanti a una ragazza? E sono delle scemenze. Perché le conseguenze di aver picchiato uno, che cos'è? A parte la faida che può concettualmente partire. E vi ricordo che, per esempio, qui in Sardegna ho scoperto che ci sono famiglie che combattono da generazioni e si uccidono a vicenda. Ovviamente qui nel centro della Sardegna. Non è che la Sardegna sia il Far West, però ci sono dei sensi di orgoglio molto, molto marcati. E quindi ci sono delle faide che nascono per un qualcosa che potrebbe essere un litigio banale come quello che vi stavo descrivendo. Perché farlo? Secondo, picchio uno, questo mi chiede i danni e poi c'è un processo penale. Ci sono tante cose che mi dico, ma chi se ne frega, capite? Però, l'attimo in cui decido di questo, ovviamente devo rimarcare che sono comunque sia disposto a lasciar perdere, ma dare comunque l'input all'altro che comunque sia non deve varcare oltre, non deve varcare oltre. Ovviamente se utilizzo lo stratagemma di essere più forte, magari l'altro che... In questo caso, vediamo come analizzare il stratagemma. L'altro che magari è talmente è sciocco, non ha una mente lucida, è talmente forte di ego che pensando che io sono debole mi attacca. Ok? Può anche essere, può anche succedere. Però nell'attimo in cui mi attacca sta aggredendo lui. Detto questo, tornando a noi, cioè, quando mi è capitato di dire no, 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 ti prego, non fare nulla. Ma ho instillito, cioè ho messo dentro un seme, dentro queste persone, che questa fosse una finta per farli avvicinare a me. E questa cosa ha permesso di evitare il combattimento e queste persone hanno desistito e se ne sono andati via. Che ha funzionato meglio in confronto a una persona che si erge troppo forte, un po' sente. E l'altro ovviamente parte, bam, 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 parte come un matto per colpirmi, perché ovviamente ho fatto troppo il gradasso, ok? Quindi questo stratagemma è uno stratagemma tattico, un metodo, e funziona solo e esclusivamente se riuscite a vincere il vostro ego. Perché chi ha molto ego cerca sempre il confronto, il raffronto. Allora, in quel caso, far sembrare più forti di quello che siamo. Potrebbe essere pericoloso, oppure non siamo capaci di analizzare la forza dell'altro e cerchiamo, diciamo, oh, io guarda che sono un picchiatore, eh? In quell'istante magari l'altro è ancora più picchiatore e ci picchia, capite il senso del discorso? Mentre invece talvolta essere più umili, fare in modo che non mostriamo le nostre capacità e l'altro nel supporsi, gli instilliamo comunque un dubbio che con noi non deve scherzare comunque sia, per me ci permette di sopravvivere l'incontro, evitare la situazione brutta e ci permette di uscirne salvi, sani e salvi. Questo è lo stratagemma, ragazzi. 32 vite assieme. Quindi vi ringrazio ancora di essere stati qua. Iscrivetevi al canale e iscrivetevi anche al canale di Susan Sei perché è. Ci tengo molto. Se amici miei, veramente mostrateci dell'affetto facendo questa cosa, condividete i video, mettete i like e ci vediamo nel prossimo video. Domo arigato, come sta?